Eccoci alla seconda parte del TG dopo lo spazio pubblicitario, la dedichiamo ad animali persi o ritrovati. Questa gattina, ad esempio, che vedete nella foto, è stata ritrovata ormai diversi giorni fa in piazza Farnese a Borgo Taro. Si cerca il padrone che sino ad oggi non si è ancora fatto vivo. Se per caso vede questo annuncio, riconosce il proprio animale, può chiamare il 338-4307-946. Invece il 5 gennaio scorso si è smarrito un cane, razza segugio francese, maschio, 7 anni, di colore bianco, non si lascia avvicinare ma non è comunque aggressivo. Se qualcuno lo vedesse, se qualcuno avesse notizie, è pregato di contattare Francesco Negri. I numeri sono lo 0525-824-840 oppure il 338-2788-816. Sabato 16 gennaio a Cereseto di Compiano si festeggerà Sant'Antonio. Alle ore 15 verrà celebrata la Santa Messa, al termine della quale verranno benedetti sul sagrato della chiesa gli animali e i trattori. E adesso ancora parliamo di eventi e di appuntamenti che si sono svolti il giorno della Epifania. Tanta gente, ad esempio, a Borgo Taro per il grande mercato del 6 gennaio. Tanta gente nell'arco della giornata di mercoledì scorso ha affollato Viale Bottego a Borgo Taro, dove si è svolta una fiera straordinaria curata dal Consorzio Operatori Commerciali della Riviera Puana e Versiliese. Un mercato dove è stato possibile trovare ed acquistare di tutto, qualsiasi genere, dall'abbigliamento ai casalinghi, agli accessori, sia per la casa che per la persona, e mille altre merci. E nel pomeriggio, lungo Viale Bottego sempre, sono spuntate anche delle particolarissime befane che, su trampoli davvero alti, hanno salutato i presenti allietando il loro shopping. Borgo Taro ha chiuso così un periodo, quello natalizio, davvero ricco di eventi e di appuntamenti che mai come quest'anno hanno animato il capoluogo della Val Taro, richiamando tantissima gente anche da via. Un'ottima vetrina promozionale invernale da ripetere sicuramente anche nei prossimi anni a venire. Infinito amore! Mentre a Vianino sono arrivati i Re Magi. È stata una giornata di festa quella di mercoledì scorso nel borgo di Vianino. In occasione dell'Epifania, il Gas Balceno, con la collaborazione del comune di Varano de Melegari, dell'associazione culturale Utinam, dell'associazione Amici di Vianino e di tutti gli abitanti, ha organizzato un'altra edizione del Mercato di una volta, progetto di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio della Valceno. Il programma della giornata è stato davvero intenso. È cominciato alle 10 con il mercato che ha aperto le porte agli abitanti. A pranzo è stato possibile, grazie alla collaborazione del gruppo Alpini e alla cucina del Gas Valceno, poter gustare dei buonissimi cappelletti oppure torta fritta, vin brûlé e tanto altro. Il pomeriggio ha visto poi come protagonisti i 3 Re Magi che hanno concluso il loro viaggio all'interno dell'oratorio di Vianino, dove ad attenderli c'era il trio Amadei che ha eseguito un concerto proprio per l'occasione. Non sono mancate le performance di Patrizio Dall'Argine che con i suoi burattini ha allietato il pomeriggio di grandi e piccoli. Una giornata che si è rivelata un successo grazie al numerosissimo pubblico che ha letteralmente invaso la viuzza del borgo. In qualità di coordinatore del Gas Valceno, spiega in una nota Salvatore Bossio, volevo ringraziare le amministrazioni comunali di Varsi, Varano de Melegari e Pellegrino Parmense che stanno sostenendo questo ambizioso progetto di economia solidale che ha già trovato sul territorio una risposta concreta da parte di piccolissimi produttori ed artigiani sino ad ora sconosciuti. Il percorso è ancora lungo e complesso, ma siamo disposti ad andare avanti per poter dare voce sempre più ad una economia fatta di storie vere, prodotti genuini e rispettosi dell'ambiente, puntando ad un rapporto diretto tra il produttore ed il consumatore, coscienti che in periodi di crisi economica globale queste pratiche possano almeno attenuare le piccole difficoltà economiche che si annidano anche nelle aree di provincia.
Una veloce notizia di sport e di calcio, la SD Bardi, scuola calcio delle annate 2008-2009-2010, che partecipa al campionato provinciale a 5 giocatori Olimpia 2008, decimo trofeo Tommy Girone A, organizzato dal comitato provinciale di Parma, affronterà la quinta giornata nella palestra Ori di Collecchio domani, sabato 9 alle ore 16:10. L'incontro vede il Bardi contrapposto alla Felegarese. E ora le previsioni in meteo per la giornata di domani, sabato 9 gennaio. Avremo cielo coperto con deboli precipitazioni al mattino, nel pomeriggio estensione delle precipitazioni a tutto il territorio regionale con fenomeni più intensi sui rilievi dove potranno assumere carattere di rovescio. Le quote neve sono oltre i 2000 metri. Le temperature minime in salita a valori tra 3 e 6 gradi, stabili invece le massime che si attestano tra i 5 e gli 11 gradi, moderati sui rilievi saranno i 20. I programmi di questa sera alle ore 20:35 salute e società, segue alle 21 Video Station, poi alle 22 il TG, alle 22:30 come di consueto Ballo che sballo in TV. Ed io mi fermo qui per questa edizione del venerdì, ringraziandovi per l'ascolto e dandovi appuntamento a domani sempre alle 19:35. Arrivederci e buona serata.